chiude da capitano al 97esimo. Finisce così il Levante di Alessio Lisci, vince la sua prima partita della Liga 21-22 e lo fa alla giornata numero 20. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo video. Non solo, benvenuti all'interno di quello che potrebbe essere un nuovo format. Questo dipenderà soprattutto da voi, dal supporto che regalerete o meno a questo video qui. E infatti vi chiedo già di supportarlo alla grande, perché è qualcosa che a me interessa molto, vorrei portarvi spesso, ma ovviamente vedremo di cosa si tratta sostanzialmente. Voi siete abituati, anzi eravate, a vedere video in cui vi porto in telecronaca con me. Lo sapete, quest'anno non mi è possibile portarvi questo contenuto e ve l'ho già spiegato parecchie volte. Però quello che posso fare è raccontarvi alcune delle cronache che mi sono rimaste dentro, alcune partite folli, belle, pazzesche, insomma, utilizzate l'aggettivo che più vi aggrada, ma comunque lo posso fare, insomma, perché poi lo sapete, la cosa che amo di più qui sul canale, ma in generale a livello calcistico, è raccontarvi il calcio, sì in telecronaca, ma anche mettendomi qui, comodo, sulla poltrona, davanti alla telecamera ed esponendovi un qualcosa che mi ha colpito. Quindi lasciate un like per supportare questo contenuto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi gli altri contenuti in uscita, tipo la carriera che tornerà questa settimana dopo il derby degli youtuber che è andato benissimo. Non posso che ringraziarvi anche questa volta per il super supporto che ci avete regalato sia all'evento sia godendovi un contenuto che tra l'altro è uscito in modo meraviglioso, perché è stata una partita della Madonna e quindi siamo molto contenti. Questo peraltro è il primo contenuto che esce dopo la sosta per le nazionali ed è un tasto dolente. Italia-Macedonia non è che ci abbia fatto impazzire particolarmente, io poi su Instagram vi ho detto la mia. Però fortunatamente a livello lavorativo ho la possibilità, grazie a DAZN, grazie alle telecronache, grazie a OneFootball anche, di archiviare e guardare già al futuro, in questo caso alla prossima partita, perché lo sapete, io commento soprattutto la Liga in questo momento, oltre all'Europa League, e infatti nel weekend, domenica, avrò una telecronaca, la mia classica partita di Liga del weekend. Per scoprirla però seguitemi su Instagram, perché domani ve la svelo nelle storie, come sempre. Ora, mettetevi comodi per davvero, perché a proposito di Liga, la partita che vi racconterò in questo episodio è una del campionato spagnolo, la mia prima del 2022, tra Levante e Mallorca. Due squadre apparentemente un po' così, ma vi posso garantire che è successo di tutto, e sì, è successo davvero di tutto. So che va di moda dire in questo periodo che succede di tutto, però è successo di tutto, fidatevi di me. Prima di raccontarvi la partita però è giusto contestualizzarvi un po' il tutto. Con DAZN, io in questa stagione, la mia prima proprio con DAZN, ho iniziato a commentare l'Europa League su a Milano negli studi di DAZN, in quello che in gergo viene chiamato tubo, quindi in cabina commento siamo lì. Però siamo anche nel 2022, no? E quindi le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di commentare da casa. Voi nelle ultime storie, le ultime partite che avete visto, me l'avete anche detto, ma come fai a commentare da casa? Con quella che viene conosciuta come Flypack. Che cos'è? Mi hanno spedito una valigetta. Io ho aperto questa valigetta all'interno della quale c'era un mixer, delle cuffie con microfono e dei cavi che collegati ad uno schermo, io per esempio sto utilizzando la mia TV in camera e lo vedete qui, mi permettono sostanzialmente di vedere la partita e tramite il mixer dialogo con la regia internazionale. Ovviamente il tutto con una connessione che deve essere all'altezza, però è tutto fattibile ed è sicuramente una novità. Ma torniamo alla partita. È l'8 gennaio 2022. Il calendario mette di fronte Levante-Mallorca, come vi dicevo, per la 20ª giornata della Liga, la prima del girone di ritorno. Sulla panchina del Levante c'è un italiano, anzi un romano, Alessio Lisci, 36 anni, brevissima carriera da calciatore tra Serie D e promozione, poi ha iniziato a lavorare come coordinatore dei Pulcini alla Lazio, senza però trovare troppa fortuna, e quindi ha deciso di trasferirsi in Spagna, dove nel 2011 è stato ingaggiato dal Levante per occuparsi del settore giovanile. Passano 10 anni
e nel 2021, a novembre più precisamente, viene promosso in prima squadra per sostituire l'allenatore che era appena stato esonerato perché il Levante stava faticando tantissimo nella prima parte di stagione, non aveva mai vinto neanche una partita e quindi dentro lui ad interim. Buon primo risultato in Coppa del Re, poi fuori al turno successivo, insomma delle difficoltà, in Liga fa punti all'inizio ma la vittoria non arriva, c'è questa maledizione, viene comunque riconfermato. E arriviamo a fine 2021, ma soprattutto a fine girone d'andata e il Levante non ha ancora vinto una partita in Liga. Si scende in campo alla Ciutat de Valencia davanti a 13.000 spettatori con uno stadio che fa tanto rumore e che fa il tifo per i ragazzi di Alessio Lisci, che schierano in attacco un certo Roberto Soldado, che noi tutti conosciamo perché ha una carriera da 200 e passa gol, ha giocato con big club europei e che era arrivato per regalare qualche soddisfazione in più al Levante, ma poi è evidente che qualcosa nella prima parte di stagione non avesse funzionato, tant'è vero che Soldado era ancora secco di gol. Fatto sta che il primo tempo è combattuto ma non si segna, finisce 0-0, intervallo, si torna in campo, pronti via, Bardi... Sì, è macedone e sì, era in campo in Italia-Macedonia, ma questa è un'altra storia. Fornisce un assist clamoroso, palla verticale di prima senza guardare, proprio a Soldado, che si presenta a tu per tu con la portiera del Mallorca e lo fulmina. 1-0, primo gol in campionato, esplosione totale del Ciutat de Valencia. È un gol liberatorio, quello dell'attaccante del Levante, ma è anche un gol che si sblocca la partita, e va bene, ma... non si traduce in l'abbiamo vinta e finita, perché da qui in poi veramente succederà il pandemonio. Il Mallorca reagisce e al minuto 58 si procura un calcio di rigore per fallo sull'attaccante degli ospiti di nome Fernando Nigno. No, non si parla di Torres, che si chiama Fernando e Nigno era il soprannome, lui è veramente Fernando Nigno. Insomma, va giù in un contatto che ricordo anche in telecronaca, mi sembrava molto al limite, francamente. Non avrei dato quel calcio di rigore, però l'arbitro lo ha dato. Dal dischetto, appena entrato, Olivan Mancino parte col sinistro, Aitor Fernandez dice di no. Si resta 1-0 per il Levante. Insomma, mi conoscete, già potete immaginare come mi sentissi in quel momento. Sai, il destino, i film, cinema, tutto pazzesco. E tu pensa quanto posso sentire la parola destino per il Levante quando nel finale, al minuto 82, succede qualcosa di ancora più clamoroso. Il Mallorca attacca, assedia, mette sotto il Levante che a questo punto si chiude facendo delle sostituzioni, mettendo dentro forze fresche per tenere l'1-0. Palla recuperata dagli ospiti in fase offensiva del campo, verticalizzazione, al termine di un'azione confusa, Fernando Nigno si trova da solo in area, calcia e stavolta batte Aitor Fernandez, facendo 1-1, lui che si era procurato il rigore del possibile 1-1 poi fallito da Olivan. Insomma, sembra quasi un sogno sciupato quello del Levante che deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima vittoria in Liga, perché da lì in poi mancherebbero 7 minuti, insomma il tempo è poco e da un punto di vista psicologico la mazzata potrebbe costare cara. Però c'è qualcosa nell'aria di particolare, perché protestano tutti e potrebbe sembrare una banalità. Più di tutti protesta Campagna, centrocampista del Levante, che era uscito, per sua fortuna, perché dice qualcosa di troppo all'arbitro e si fa espellere. Per questo dico per sua fortuna, perché altrimenti avrebbe lasciato la squadra in 10. Invece si resta 11 contro 11, però capite voi il momento, no, della partita. Campagna, però, stava cercando di dire all'arbitro che quell'azione lì era semplicemente viziata da un fallo iniziale su un giocatore del Levante. Ed effettivamente l'arbitro si accorge che il fallo c'è e annulla il gol. Annulla il gol. Capite perché vi dicevo destino, film? Di tutto, ragazzi, siamo all'83esimo. Rigore sbagliato, meglio parato al Mallorca, dopo il gol di Soldado. Gol dell'1-1 annullato al Mallorca per un fallo che c'era. E si resta 1-0. Mallorca che non subisce il colpo e anzi continua ad attaccare. L'arbitro dà 7 minuti di recupero
prova a sfruttarli tutti, la squadra ospite, effettivamente assedia fino a 96-30, quando il Levante si chiude, recupera il pallone, riparte in contropiede e, come nelle favole, la palla va sui piedi del capitano José Luis Morales, entrato peraltro al posto di Soldado, come per un passaggio di testimone, mette dentro il gol del 2-0 e arriviamo a questo punto. E la chiude da capitano al 97esimo, finisce così il Levante di Alessio Lisci, vince la sua prima partita della Liga 21-22 e lo fa alla giornata numero 20. E quindi l'avete sentito, no? Prima vittoria in campionato per il Levante, prima vittoria da allenatore in Liga per Alessio Lisci, al quale ho scritto complimentandomi dopo la partita, mi ha risposto ringraziandomi. Bello anche questo, no? Del mio mestiere, del mestiere del giornalismo, del telecronista, no? In generale, cioè il poter creare comunque dei rapporti in modo un po' più diretto con i protagonisti poi di questo gioco meraviglioso. E in questo caso qui, quella di Lisci, io credo sia una favola a tutti gli effetti. Lo conoscevate? Ci sono partite, e in questa serie ve le racconterò, sempre che vi piaccia, che meritano di essere raccontate, perché ci sono degli appuntamenti col destino, degli incroci che fanno tutta la differenza del mondo, per chi è in campo e per chi è in cuffia col microfono. Alla prossima!